Noi siamo medici e la nostra attività fra medicina e palcoscenico è a metà. Siamo un po' medici e un poco comedians, perché i seguaci siamo noi di Paccia Dance. Sa che il riso fa molto bene ed anche il canto e il cabaret non son da me. Cantiamo allora e recitiamo a volontà ed un sorriso regaliamo a chi vorrà seguirci in questa nostra artistica espressione che ci arricchisce nella nostra professione, che ci arricchisce nella nostra professione. Allora. La verità è che ne misero in questo posto senza che c'era motivo, ne misero in questa clinica qua e non sappiamo come fare. Aniaccia con il cipotta che avevamo tanti dubbi, tanti problemi e solo questa cosa ne misero in una clinica, vamo a passare giornate qua. Venga a casa, aspettasse, ma lei è nuovo, vero? Caro nuovo. Signore, la verità è che non sappiamo dove andiamo, chi siamo e cosa facciamo. Boh. E da dove veniamo. Boh. Ma soprattutto poi quando ci arriviamo alla macchina non la posteggiamo. È ma un problema. Sape, veramente. La verità è che non sappiamo cosa fare. No, no, siamo pieni di dubbi. Non veramente. Abbiamo punti di riferimento. Vero, vero, me l'ha detto ieri il mio psichiatra. Bravo, sarà bravo. Sì, visto. Però io l'altro giorno mi sono fatto una piccola ferita e mi hanno dato due punti. Ah, mi dispiace. E poi due giorni dopo mi sono riferito. Addirittura. E mi hanno dato altri due punti. Beh. Dico, ma allora com'è sto fatto? Ce li ho o non ce li ho questi punti di riferimento? Ah, visto, bravo, ma veramente. Quando... Ma allora, ma per esempio, quando un delinquente viene assicurato alla giustizia, ma può scegliere la compagnia che vuole? Ma... E perché viene tradotto in carcere? Che fa? Parla un'altra lingua. Visto. Ma perché allora un pubblico ministero quando accusa un malore prima gli deve mandare l'avviso di garanzia? Ma allora se io partecipo a un concorso e mi prendono, ma che rischio di essere incriminato? Vabbè, non è che è un concorso di colpa. No, però è pur sempre un concorso bandito. Ma quando mai? Ma allora un disoccupato, quando è chiuso in bagno e uno ci bussa, chi è più contento perché lui può dire occupato, è vero? Allora, scusa. Se un arbitro di calcio se tornando a casa trova la moglie a letto con un altro sì, che può capitare ma che fa? Gli fischia il fallo? No, ma certo. E i giocatori di calcio che sono tutti anormali? E perché? Che hanno il fallo laterale e la palla al centro. Ma quando mai? Nemmi sono qua senza motivo. Ma allora se parliamo di animali? Parliamo di animali. Se in una moschea ci mettiamo uno zamberone, che fa? Muoiono tutti? E se in una biblioteca poco frequentata, che sono solo quattro gatti a leggere la Treccani? Hai visto? Ma quando mai? Ma allora partiamo, ne facciamo un viaggio. Quando mi fanno queste cose io mi innervosisco. Facciamone un viaggio. Mi piacerebbe, bello, mi piacerebbe. E perché non lo facciamo? Mi preoccupo. E perché si preoccupa? Che se poi in treno mi sento male. Vabbè, perché sa sentire male. Ma magari poi mi passa, però dico, va, in questo caso se devo pagare doppio biglietto. E perché a pagare doppio biglietto? Caso il malessere è passeggero. Beh, quanti problemi. Ma allora partiamo con l'aereo. Bello, sì. Veniamo con un'Australia, ci vuole venire in Australia, bello, non ci sono australiani. Chi te canno un boomerang? Sietta e torna indietro. Lo so. Sietta e torna indietro. Ma l'australiano quando si accattano un boomerang nuovo, che do vecchio, ma come schifo ganciano, come mettono, non si sa. Ma io dico, ma allora un siciliano malato, sa, di quelli che si fanno sempre la pipì addosso. C'è qualcuno, c'è qualcuno. Ma che è emigrato? E perché? Che è sempre incontinente. Ha visto, mamma mia. Cardiochirurgo quando si confida con qualcuno, lo fa a cuore aperto. Ma quando mai? Allora uno che si sposa per corrispondenza, avanti, poi a sua moglie che fa? Glielo mette per iscritto? E allora, a proposito di moglie, ma la moglie di un banditore d'asta, che è una donna felice? E perché?
Calasta di suo marito è un incanto. Beh, buono, caro signore, la verità è che non sappiamo nemmeno le nostre preferenze sessuali. Vero, io non le so. Non sono sicuro. No. Ah, no, non sa se le piacciono gli uomini o le donne. Ma lei cosa ha capito? No, mi piacciono le donne, mi piacciono. Il fatto è che mi piacciono solo d'estate. Ah, e perché solo d'estate? Ma perché mi dovrebbero piacere pure addormentate. Ah, ho capito, Ma io non dovevo parlare di donne, perché il mio psichiatra me l'ha sconsigliato, dice, tanto si sa che chi dice donne dice danno. Ma certo, chi dice donna dice danno, avrà ragione. Ma che danno è danno? A me non me la danno mai, non me la danno, che calamità! Ma uno se ne sta... Ma almeno, scusa, me la sa... Na quale stanza è lei? Almeno... Me lasciava un numero di telefono, me lasciava. Ma un primo abbonato al telefono, ma con cosa che parlava, va? Ma la verità è che voi ridete e invece non capite niente, perché dice che è la lingua italiana che è perfetta. Ma perché allora tutto unito si scrive separato e separato si scrive tutto unito? Ma quando mai, va?